Perché sembro sempre così pallida? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video, come ovviamente avete dedotto. E in questo video parleremo di differenze tra menù di scuola italiane e menù di scuola inglese. Ovviamente, essendo che io ho avuto l'esperienza, la fortuna di aver assaggiato la mensa italiana, volevo un po' compararla con la mensa inglese. Un paio di anni fa, o tre anni fa, quattro anni fa, quello che è, avevo fatto un video più o meno simile in cui parlavo comunque del primo giorno di scuola di mia figlia e vi parlavo un po' del menù che c'era. Voglio un po' farvi vedere quello che si mangia nelle scuole inglesi e comparandole con quello che si mangia nelle scuole italiane. Iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Starete chiedendo: ma perché c'hai la giacca in casa? Perché mi sono appena comprata questa giacca. Finalmente sono diventata una 100% Rodimans. No, scherzo, comunque mi sono comprata questa giacca enorme, adoro tantissimo, scontata, e dobbiamo salvare soldi, dobbiamo risparmiare soldi, perché basta stare lì ad aspettare uomini ricchi che non arriveranno mai. A questo punto mi conviene un po' iniziare a salvare un po' di coins per il mio futuro. Il mio futuro, purtroppo, ora come ora non lo vedo, accompagnato da qualche anima ricca. Iniziamo con il video. Con cosa volete iniziare? Volete iniziare con il menù italiano o il menù inglese? Ovviamente questa non è una live, quindi dovrò decidere io per voi. Don't worry. Allora, iniziamo con il menù italiano. E ora vi spiego anche il motivo della mia scelta. Ho scelto di leggere il menù italiano perché molti di voi vengono dall'Italia e mi vedono dall'Italia, quindi ovviamente penso che saprete a memoria il menù italiano. Quindi leggiamo il menù italiano 2020. Ho trovato un menù di Sesto San Giovanni, non so se è la città o penso che sia a Milano Sesto San Giovanni, non so. Ok, iniziamo. Prima settimana, lunedì, abbiamo come primo un bel risotto allo zafferano, delle polpettine di manzo, patate prezzemolate, poi c'è la frutta fresca, quindi penso che il risotto allo zafferano è il primo, polpettine di manzo insieme alle patate prezzemolate come secondo e poi la frutta fresca. Oh my god, ma che buono! È il risotto allo zafferano, ragazzi! Non sapete da quanto tempo io non mangio un risotto allo zafferano, bisogna di farlo. Bisogna che qualcuno mi mandi lo zafferano tramite posta, che mi devo fare il risotto. Poi i polpettini di manzo saranno super buonissimi, le patate prezzemolate, vabbè, la frutta fresca. Passiamo a martedì, pizza, che immagino, la pizza, oh my god, era così buona. Io mangiavo la pizza e ogni volta che c'era il giorno della pizza, parlo delle elementari, tutti iniziavano a tipo battere le mani e dire secondo, no, cosa si diceva? Secondo, no, o ancora, cos'è che si diceva? Pizza! Grana padano, quindi penso che tirano un mezzo pocosino di grana padano e le carote in insalata, poi succo di frutta. Quindi dopo la pizza ovviamente bisogna stare abbastanza leggeri e mangiare un pezzo di grana e delle carote in insalata. Le carote in insalata, se penso che siano quelle che penso io, oh my god, da quanto tempo non mangio le carote in insalata. Devo comprarmi le carote e farmele in insalata. Yeah, lo devo fare. Mercoledì, passiamo alla pasta al pesto. Ragazzi, il pesto che c'è qua non è niente paragonabile al pesto che c'è in Italia. Il pesto che c'è in Italia è il pesto più buono. Non so cosa cambi, ma sembra che sia molto più buono rispetto a quello che c'è qua. A parte che qua lo riempiono di aglio, garlic, che dopo che finisci di mangiare ti senti l'alito, che è proprio... Il pesto in Italia è proprio tutto un altro sapore. Poi, come secondo, abbiamo il tacchino primavera, che non so quale sia, però tacchino, pomodori e poi la frutta. Poi passiamo a giovedì, pasta al pomodoro come primo, frittata e piselli come secondo e poi la frutta fresca. Poi venerdì passiamo a pasta, aglio e olio. Questo non so se mi piacerebbe molto sinceramente, però conoscendomi ogni cosa che viene fatta in Italia, viene prodotta in Italia, è così buona. Mi manca veramente andare in Italia, cioè in una maniera incredibile che non potete neanche immaginare, like. Ci sono le pecore qua fuori. Poi come secondo c'è la rustichella, che non so cosa cavolo sia. Fagiolini in insalata. Fagiolini non mi sono mai piaciuti sinceramente, mi sono fatti schifo anche in questo momento. Torta di mele, che mi spiace,
ahimè, ma non piace. Hanno messo torte di mele alla fine della settimana, giusto per concludere in bellezza, per gli amanti della torta di mele. Quindi questa è la settimana della mensa italiana in una scuola elementare, Istituto Santa Caterina. Se venite da quella scuola, commentate qua sotto. Yay! Passiamo al menù di scuola della scuola di Gialisa. Mi toglio questa giacca e sto morendo di caldo. Menù di scuola della settimana di Gialisa. Andiamo a leggere questa settimana che cosa hanno mangiato. Anzi, leggiamo quello che mangeranno la settimana prossima, ovviamente. In Inghilterra ci sono molte più scelte, anche se sono scelte molto... non commento, cerchiamo di essere il più oggettivi o soggettivi, più imparziali possibile, perché per quanto questo paese faccia schifo con il cibo, gli voglio bene, sto imparando ad amarlo, quindi bisogna apprezzare le cose. Non abbiamo il primo, il secondo e la frutta, ma abbiamo solamente il main, che è il principale, e poi il dessert. Come main offrono vegetable, sausage, mashed potato and gravy. Le salsicce sono vegetariane. Poi c'è mashed potato, che sarebbe tipo le patate, quelle schiacciate, ragazzi, non mi viene in mente come si dice. Poi c'è gravy, quindi mettono queste salsicce vegetali, quindi per chi è vegetariano, salsicce vegetariane, con a lato i mashed potato e con sopra il gravy su tutto il tutto. Poi se no, per chi non è vegetariano, c'è la salsiccia tradizionale con mashed potato come prima. E invece se non vuoi mangiare nessuna di queste cose, offrono il jacket potato. Il jacket potato è praticamente una patata enorme così, e ci mettono o il formaggio dentro o i baked beans, che penso che siano i fagioli cucinati, cotti, fagioli cotti, oppure ci mettono una maionese di tonno sopra. Cheesy, non commentare. Come dessert offrono o la frutta o lo yogurt o una torta fatta di ginger sponge, quindi penso zenzero, e custard, che non mi viene in mente come dice. Cheesy, che stai editando, please metti tutte le cose sopra perché mi non ce la faccio andare a trovare tutte le tradizioni. Quindi questo è il menù di lunedì. Martedì hanno winter chicken casserole, che penso che sia qualcosa di pollo invernale, una casseruola di pollo invernale. Poi abbiamo la pizza margherita con metà jacket potato, quindi metà patata. Se no, per chi non vuole né il pollo né la pizza, c'è sempre come base jacket potato con tutti i vari condimenti sopra. Come dessert abbiamo la frutta, lo yogurt e un fruity flapjack slice, che sarebbe tipo una barretta di cereali, penso, cereali e frutta, qualcosa del genere. Se riesco a trovare metto la foto. Ci si metti la foto, ok? Passiamo a mercoledì. Mercoledì si mangia il pollo arrosto con patate arrosto e stuffing. Stuffing mi sembra che tipo qualcosa di... in qualcosa che c'è dentro. Non lo so. Cheesy stuffing. Cos'è stuffing? Qua. Thank you. Per chi è vegetariano c'è il corn roast, che sarebbe tipo il pollo però vegetariano, with all the trimmings. Trimmings non ho mai capito cosa sia, ma penso che comunque siano tutte le verdure, se non sbaglio. E se no, se non vuoi nessuna di queste due, c'è sempre il solito jacket potato con tutte le varie cose dentro. Come dessert abbiamo una torta di cioccolato, salsa di cioccolato, quindi cioccolato, la parte sotto, pan di spagna di cioccolato e la salsa di cioccolato. Se no c'è la frutta o lo yogurt. Giovedì abbiamo British Savory Mince and Onion Pie. Poi abbiamo Organic Macaroni Cheese Bake, quindi abbiamo tipo una torta fatta di maccheroni al formaggio. Se no, se non vuoi mangiare nessuna di queste cose, puoi mangiarti un jacket potato con sopra baked beans, cheese o tuna maionese. Come dessert solito frutta o yogurt oppure una tortina di marmellata con custard. E qua siamo a giovedì. Se sei sopravvissuto a giovedì, abbiamo l'ultimo menù di venerdì. Venerdì sembra più carino. Abbiamo fish finger and chips, quindi patatine e filetti di pesce, filetti Findus, no? Se no abbiamo per i vegetariani del curry vegetariano con riso bianco, quindi penso che ci sia il riso bianco, ci mettono sopra della salsa al curry. Se non vuoi nessuna di queste due cose, già che potete. Dessert, visto che siamo a venerdì, abbiamo o la frutta o lo yogurt, se no un biscotto
oat. Cos'è oat? Oat, scrivimelo qua. Un biscotto di oat e fruit wedges. Quindi penso dei pezzi di frutta, I don't know, tutto insieme. Quindi questo è il menù inglese. Vi lascio a voi i commenti, ditemi voi se preferite la mensa inglese o la mensa italiana. Ovviamente io, da italiana che sono, anche se tanta gente non vuole accettare, preferisco la mensa italiana. Da quello che avevo letto nei vecchi commenti, comunque la mensa italiana è cambiata nel corso degli anni. Io mi ricordo che mi piaceva tantissimo, adesso comunque tanta gente si lamenta della qualità o dell'igiene delle scuole. Poi vabbè, ovviamente dipende sempre da scuola a scuola, ma io adoravo la mensa della scuola, era proprio la cosa più buona in assoluto, anche più buona del cibo di mia madre. Siamo giunti alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto, commentate qua sotto nei commenti quale dei due menu vi sembra più appetitoso, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Peace out!